Benvenuti amici di YouTube in questo nuovo video. Oggi vi presento le novità delle build di Windows 10 Insider Preview appena uscite a soli 24 ore di distanza a Insider, la 10.158, la 10.159 e la 10.162. Scopriamo le novità della 10.158 della build precedente. Innanzitutto, in Microsoft Edge non è più Spartan. In che senso? Il codice della build all'interno non è più Spartan, ma è soltanto Edge, quindi c'è un cambio completo di brand. Ora possiamo scegliere cosa visualizzare all'avvio del browser, o il newsfeed, ovvero le notizie, oppure i siti principali. Un'altra novità è che possiamo trascinare le tab in delle nuove finestre. Abbiamo nuove impostazioni di personalizzazione sia della schermata No Tab sia nelle impostazioni di Edge. Ora possiamo applicargli il tema scuro, così come c'erano già in alcune build precedenti trapelate e quindi non ufficiali. Possiamo scegliere le password, i stili di lettura, il pulsante home per andare alla pagina iniziale. Possiamo avviare anche la finestra in privato e aprire le impostazioni dell'account, che rimanda a impostazioni PC. Ci sono delle novità nella modalità tablet. Abbiamo una nuova animazione e ora alcune app scritte in Win32 funzioneranno meglio con la modalità touch. Per chi ha il touch può accedere alla lista completa delle app tramite uno swipe verso l'alto nella parte sinistra dello start menu. Le icone della taskbar quando richiedono attenzione lampeggiano di arancione. Precedentemente la stessa cosa funzionava anche con Windows 7, ma poi è stata tolta. E in più, quando c'è un caricamento di file, non è più in orizzontale, ma l'animazione verde è in verticale. In più, l'orologio, le impostazioni del wifi, il volume e le altre funzioni ora hanno il colore della personalizzazione. Nel mio caso è blu perché è legato allo sfondo. Ora Cortana è abilitato al supporto delle mail con tracking quando dobbiamo fare le spedizioni, per i promemoria e per invito di mail, tutto tramite voce. È stata aggiunta l'integrazione con Office 365 ed è stato di nuovo abilitato Hey Cortana con le nuove impostazioni. Per chi deve configurare il microfono ci sarà una schermata guidata. E in più, in alcuni casi, ci saranno dei momenti in cui la barra, al posto di chiedimi qualcosa, ci saranno scritte alcune cose di Cortana. Ad esempio, ciao Mattia, cosa posso fare per te? L'app foto è stata aggiornata. Ora è stato aggiunto il supporto alle GIF animate e ora la sezione album è stata abilitata. Sempre nella 10.158, lo strumento di cattura ha ricevuto un aggiornamento. Ora possiamo ritardare la creazione di una cattura fino a 5 secondi. E dopo aver guardato le novità della 10.158 passiamo appunto alla 10.159, perché innanzitutto, come potete vedere, c'è il nuovo sfondo di Windows 10 Hero. Sono stati corretti 300 bug e in più abbiamo una nuova lock screen simile a quella di Windows 7. C'ha lo sfondo di Windows 10 dietro e lo stile appunto Windows 7. E a proposito di wallpaper, sono stati aggiunti altri 3 immagini. Queste erano le novità della 10.159. La 10.162 ha soltanto correzioni di bug, ma è già entrato nello slowing. Manca veramente poco all'uscita della RTM e si può già vedere che, a parte alcune icone che devono essere sistemate, Microsoft sta veramente facendo un ottimo lavoro. E con questo è tutto per il video, grazie mille per aver guardato, in descrizione troverete le build di Windows 10 tramite il blog di Windows Blog Italia, che ringrazio. Seguitemi su Facebook per ricevere aggiornamenti, iscrivetevi al canale, che è cosa fondamentale per non perdere nessuno dei miei prossimi video. E noi ci rivediamo alla prossima!